Breve video per un'operazione abbastanza semplice, ossia la sostituzione del copricomando o ammortizzatore che dir si voglia. Ho qui una leva Shimano e quindi ho messo il grembiulino. In realtà questa procedura è adatta per qualunque marchio. Perché ho la leva sfusa in mano e non attaccata al manubrio? Per un motivo semplicissimo: il copricomando non va inserito mai dalla leva, ossia da qua, bensì da dietro. Ossia da qua. Il perché è intuitivo, il percorso è decisamente più breve, più facile, non c'è la necessità di eseguire la curva. Tutto quello che ci serve è un po' di pazienza accompagnata a un alleato fondamentale. Alcol, non fate caso alla sigla, in realtà qui dentro non c'è il noto sgrassatore, ho dimenticato di cancellare l'etichetta, bensì alcol puro, quello lì che puzza in un modo incredibile, quindi è meglio se abbiamo anche con noi un po' di panno carta. Vediamo rapidamente come fare. Prima operazione: innaffiamo abbondantemente di alcol l'interno del nostro copricomando. Poi, con un dito, bagniamolo, spargiamolo bene. Effettivamente avrei dovuto mettere la mascherina, ma di questi tempi inizio a diventare insofferente. Mi ero perso la leva. Eccola qua. Stessa operazione, bagniamo anche il corpo del comando, sempre con il nostro alcol. Dopodiché inseriamo il copricomando da dietro. Le mani si sono bagnate di alcol, quindi è diventata un po' scivolosa. La presa, quindi è bene asciugare la parte superiore. L'ho messo di qua, ecco. Poi inseriamo in modo tale da dargli il giusto percorso, piano, senza forzare, poco alla volta. Come vedete è quasi inserito completamente, quindi questo è il momento in cui bagnare nuovamente d'alcol, perché nel frattempo l'alcol evapora, finendo tutto quanto nelle mie narici. E vi assicuro che è un odore che non sopporto. Accompagniamo piano piano, mi raccomando, ricordate che i copricomandi hanno sempre delle piccole scanalature con le linguette di presa per essere incastrati in posizione corretta. Quindi noi accompagniamo leggermente, asciughiamo la parte superiore un'altra volta così non scivola, premiamo lungo i bordi, un'asciugatura, e il copricomando è velocemente in sede. È un'operazione semplicissima in sé. Qual è la seccatura? La seccatura è quella che bisogna lavorare con la leva staccata dal manubrio. Questo significa che nel caso di telaio, per esempio, a cavi interni è un bel macello perché devi star lì a smontare mezzo mondo, però il copricomando non è qualcosa che tu cambi di frequente ogni 6 mesi, almeno una volta all'anno andrebbero cambiati cavi e guaine. Beh, quando è il momento di cambiare cavi e guaine, tanto vale valutare se il copricomando è usurato e nel caso sostituire rapidamente anche lui. Alla prossima!